chi di noi non ha sognato di finire in un film animato Disney? Quindi essere qui, dare la voce ad un personaggio Disney, significa che i sogni ogni tanto diventano realtà. Presto la voce al generale Atitaia. Mi ha divertito molto. Fatto un viaggio interiore molto importante, che era un viaggio di un bambino che sognava di essere Cenerentola, e oggi quel bambino è qui e in qualche modo si sente una sorta di Cenerentola moderna, quindi sono in qualche modo la dimostrazione che le favole e i sogni si realizzano. Mi trovo poi nella fase contadina e campagnola della mia vita, quindi svegliarmi la mattina, andare nell'orto, vedere come stanno le mie rose, raccogliere i pomodori e fare il sugo per le persone che amo, mi fa sentire veramente in pace con me stessa. Quindi mai come in questo momento della mia vita la natura è diventata centrale.